Io sono fra quelli che una volta espresso il rispetto assoluto per la figura di Mario Draghi, rimangono molto prudenti e perfino un po' diffidenti. C'è per tutti quanti noi un elemento di grande consolazione. Abbiamo appreso da Beppe Grillo che si realizzerà il Ministero della Transizione Ecologica. Nulla di meno. Ministero della Transizione Ecologica. Dunque dovremo aspettarci questa grande novità in Italia. Avremo il Ministero alle Galassie, che credo sarà affidato a una persona di alto profilo, diciamo Giordano Bruno, credo, che sta aspettando a Campo dei Fiori da qualche tempo di essere convocato. Ministero della Transizione Ecologica. Ora provate a immaginare questo ministero, io guardo con terrore a questa prospettiva. Già solo il Ministero dell'Ambiente era una cosa complicata. Questo ministero dovrebbe accorpare varie direzioni di altri ministeri. Se ne passerebbe un anno solo per la organizzazione di questo ministero. Abbiamo sentito il presidente della regione Campania, comunemente chiamato governatore, la sua opinione sul Ministero della Transizione Ecologica. Do il benvenuto ad altri tre ospiti. Raffaella Tenconi, economista di ADA Economics. Buongiorno Tenconi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno e buon sabato a tutti. Collegato da Bruxelles, Antonio Poglio Salimbeni, corrispondente per radio con l'agenzia di stampa del Sole 24 Ore, autore di Doppia Partita, un libro che ci racconta le sfide dell'Italia in Europa, edito da Castelvecchio. Antonio, buongiorno anche a te, ma prima di interrogare i nostri ospiti vorrei collegarmi col Quirinale dove, sotto una pioggia di una giornata appunto piovosa e anche un po' fredda, c'è Giovanni Marinetti che ci racconta che cosa accadrà tra un'ora e mezza al Quirinale. Giovanni. Esatto, buongiorno Frediano, buongiorno ai tuoi ospiti. Giornata piovosa, quindi giornata bagnata, magari governo fortunato. E alle 12 inizierà la cerimonia del giuramento con la firma dell'atto di nomina di ciascun ministro, ma sarà il primo giuramento con protocollo Covid, quindi tutti i ministri saranno distanziati tra loro, saranno con la mascherina, ma soprattutto non vedremo delle scene che sono diventate consuetudine per ogni passaggio, per ogni giuramento. C'è quella sala affollata, di preciso la sala delle feste, con i giornalisti pronti, i fotografi, gli operatori pronti a cogliere ogni cenno, sguardi, sorrisi, perché anche lì l'ingresso sarà contingentato, quindi non vedremo nemmeno i familiari dei ministri, vedremo solamente il Presidente della Repubblica, il Segretario Generale, due testimoni, i ministri in presenza, che firmeranno, ma non potranno dare la mano al Presidente della Repubblica. Sempre per le norme anti-Covid. Dopo il giuramento, probabilmente salterà anche il consueto brindisi che viene fatto con il nuovo esecutivo e si andrà a Palazzo Chigi. Anche lì le norme cambieranno un po' il protocollo abitudinario e la celebre, insomma, passaggio, il celebre passaggio della campanella verrà fatto con campanella sanificata. A portata con un vassoio, quindi non ci sarà contatto tra l'ex ormai Premier Conte e il neo Premier Draghi. Poi ci sarà, dopo lo scambio il passaggio della campanella, il primo CDM e la nomina, con ordine del giorno, la nomina del sottosegretario Roberto Garofoli. Qui siamo un po' distanti perché ancora, anche per noi giornalisti, non hanno sistemato, diciamo, la piazza con le transenne con il distanziamento, quindi ci avvicineremo più tardi e vedremo se arriveranno ovviamente in macchina, se qualche ministro, soprattutto i politici che sono quelli che rispetto alla linea Draghi, diciamo,
amano un po' di più le telecamere, si avventurerà a piedi. Comunque sarà una giornata sicuramente storica da questo punto di vista, diversa. Sarà sicuramente una cerimonia asettica di nome e di fatto, secondo quello che ci hai detto. C'è qualche notizia sulla nomina dei sottosegretari e su quando Draghi andrà alle Camere? Allora, mercoledì Draghi andrà alla Camera e alle 10 e giovedì al Senato. Sui sottosegretari credo che in giornata inizieremo ad avere delle ulteriori indicazioni. Ieri c'è stato, diciamo, un rincorrersi di nomi tra lo stupore soprattutto della parte politica. C'era chi si aspettava un governo più robustamente tecnico, invece poi i nomi che si sono fatti nel pomeriggio, li ha fatti durante lo speciale del nostro TG, si sono rivelati veri. Comunque ripeto, il mercoledì fiducia al Senato alle 10, giovedì alla Camera, mi correggo. Grazie mille Giovanni, rimani in collegamento se ci fossero delle novità. Allora, io vorrei fare un brevissimo giro tra i nostri nuovi ospiti, perché poi per loro abbiamo delle domande ad hoc. Abbiamo un economista indipendente, vorrei ricordare, un accademico e un corrispondente da Bruxelles. Quindi in un minuto e mezzo, Raffaella Tenconi, che giudizio dà su questo governo, che cosa l'ha colpita? Un giudizio sicuramente positivo, in quanto incorpora le lezioni, per esempio, del governo Monte, quindi evita di essere troppo basato sui tecnici, dà la possibilità a tutti i partiti che si sono messi a disposizione di avere dei ministri e dei ministeri importanti e quindi porta un sacco di esperienza politica e tecnica per il paese. Chiaramente bisognerà vedere se ci sarà la coerenza e la cooperazione tra tutti i livelli per portare effettivamente delle risposte efficaci al paese. Giuliano Noci, cosa l'ha colpita di questo governo e che giudizio dà? Ma il giudizio è estremamente positivo, non si può non notare il cambio di passo in termini di competenza rispetto ai governi e al governo precedente. Sono d'accordo con la dottoressa Tenconi che di fatto un elemento caratterizzante è l'elemento dell'equilibrio. Ci si aspettava un governo super tecnico, ma evidentemente Mario Draghi, così come ha fatto nel discorso all'uscita dal Quirinale, dall'ufficio del presidente Mattarella, ha manifestato grande rispetto per la politica e per le Camere. Da questo punto di vista ha bisogno di avere una relazione, come dire, degli ufficiali di collegamento, perché io mi aspetto che vi siano, come dire, significative riforme. Mi lasci dire, finalmente forse vediamo una nuova alba, che è l'alba del recupero di valore della dimensione della competenza. Il periodo dell'uno vale uno, forse si avvia a chiusura. Questa è una delle note più positive. Antonio Poglio Salimbeni da Bruxelles, cosa ti ha colpito? Mi ha colpito soprattutto il fatto che si è messo mano, e lo si capisce dai nomi e dai cognomi dei membri del governo, si è messo mano a un equilibrio fra politica e competenza tecnica, che è un fatto rilevante. Dopodiché ci sono le condizioni probabilmente per uscire da una fase di lungo e pericoloso traccheggiamento politico, devo dire. Perfetto, allora io direi di far vedere subito un paio di cartelli per a beneficio dei nostri telespettatori, per poi andare da Raffaella Tenconi. Il cartello numero 2 ci fa vedere che l'Italia è la principale beneficiaria del Fondo Europeo per la Ripartenza, chiamiamolo in modo semplice, del Next Generation EU. Vedete, noi siamo proprio lì. Per una volta tanto il fatto di essere primi in classifica è un nostro vantaggio. E poi abbiamo il cartello 3 che ci fa vedere pressappoco come saranno spesi questi soldi. E questo però noi lo possiamo dire in base al piano di recovery fatto dal precedente governo, vale a dire dal governo Conte. Allora, Raffaella Tenconi, secondo lei quanto tempo ci vorrà prima che le riforme oppure gli investimenti che potrebbe dirigere Draghi, e ancora non sappiamo quali,
abbiano un impatto sull'economia, perché questo è un fattore molto importante, perché se un governo fa delle riforme i cui effetti si vedono fra 10 anni, per carità, siamo tutti contenti, ma forse non è questo lo scopo. Esatto, questo è un punto molto importante. Allora, ci sono due tipi di considerazioni da fare. Uno, ci sono impatti immediati sulla performance dell'economia, quindi sul PIL, per esempio, che si attende quest'anno e l'anno prossimo, dove di solito tutti gli interventi che toccano, per esempio, le costruzioni, l'immobiliare, le infrastrutture, quelle hanno un impatto efficace immediato. Poi ci sono delle riforme e delle risorse che vanno spese per il potenziale dell'economia a lungo periodo, che non danno immediatamente risposte, magari ci mettono 3, 4, 5, 10 anni a dare effettivamente un impatto, ma vanno iniziate, se no non si arriva mai, insomma. Quindi diciamo che quello che è importante da guardare è sia l'equilibrio che si dà tra breve termine e lungo termine, dove l'Italia ha assolutamente bisogno di spendere molto tempo sul lungo termine, e soprattutto guardare la qualità dell'idea iniziale e dell'implementazione per quelle che saranno i potenziamenti delle risorse economiche a lungo periodo. Grazie mille. Professor Giuliano Noci, lei l'ha anche detto in una recente sua intervista all'Economist, che uno dei problemi dell'Italia non è il traffico, come direbbe Benigni, ma è la pubblica amministrazione. Secondo lei, nel tempo che avrà Draghi, che cosa dovrebbe fare, che cosa potrebbe fare per svecchiarla, digitalizzarla, per far sì che le imprese non debbano aspettare anni per avere delle autorizzazioni? Io credo che questo sia il tema cruciale, perché anche per avere, ricordo ai telespettatori che noi dobbiamo spendere 209 miliardi entro 6 anni, una cifra incredibile quando noi abbiamo dimostrato una sostanziale incapacità di spendere le risorse comunitarie. Che cosa fare sul fronte della PA? Beh, in primo luogo sburocratizzare. Recentemente è uscito un articolo che evidenziava come per i tempi di autorizzazione per la stesura di un cavo di fibra ottica, e il ministro Colao entrante ne dovrà stendere molto il cavo, richiede 8 mesi di autorizzazione. Pensate, 8 mesi. Quindi il primo elemento è passare da una logica per procedure a una logica per processi, in cui il digitale diventa un fattore che rende tutti i servizi più semplici e le autorizzazioni più veloci. Secondo elemento: uscire da una logica di prevalente cultura giuridico-amministrativa, mi lasci dire, da prorettore del Politecnico di Milano, a una competenza anche ingegneristica ed economica. Noi abbiamo bisogno di esperti di processi, di esperti di tecnologie e non solo di esperti di leggi. Questo è un secondo elemento fondamentale. Il terzo, io credo sia, e lo sperimento quasi ogni giorno, la capacità degli enti di lavorare insieme. Pensiamo a un'impresa. Un'impresa deve avviare un nuovo insediamento, deve fare un ampliamento. Uno dei problemi principali è la difficoltà degli enti, non so, i vigili del fuoco, di comunicare col comune o con la provincia, perché ci sono dei fattori di, come dire, ostativi a una fluida collaborazione. Questo è anche un fatto culturale. Io auspico che il presidente Draghi, col supporto del ministro Brunetta, riesca a contribuire a superare questa logica dei bastioni in cui ciascun ente si rinchiude e che poi si traduce in tempi sempre più lunghi di autorizzazione. Grazie mille, professore. Poi le chiederemo anche del suo ex alunno Perrino, magari più tardi. Antonio Poglio Salimbeni, corrispondente da Bruxelles di Radio Coro, Il Sole 24 Ore. Ci puoi fare sinteticamente una scheda dei tempi del recovery? Che cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo presentare? Quando arriveranno questi soldi? Secondo te che cosa farà Draghi come prima cosa quando incontrerà le autorità europee? Beh, intanto le scadenze a breve, dal 19 febbraio
è possibile per tutti gli stati presentare in via formale il piano di investimenti, di riforme per accedere alla prima tranche degli aiuti europei. Il tempo, diciamo, è una finestra che si chiude a fine aprile, quindi in linea teorica nessun paese è in ritardo. Naturalmente prima un paese, un governo, presenta il piano concordato con la Commissione in via ufficiosa, meglio è, perché sarà in linea di partenza per ottenere i fondi. Quando arriverà la prima tranche, che corrisponde il prefinanziamento corrisponde al 13% della dotazione per i vari paesi, dovrebbe arrivare, diciamo, luglio-agosto. È una tranche importante, è una tranche che prevede naturalmente il via libera al piano nazionale di riforme e investimenti. Diciamo che da questo punto di vista c'è una certezza relativa sul fatto che tutti i paesi avranno almeno la prima tranche. Per quelle successive naturalmente bisogna passare due volte l'anno alla verifica degli obiettivi intermedi, sia sulla realizzazione degli investimenti sia sulla realizzazione delle riforme. E qui, diciamo, è il vero punto critico per un paese soprattutto come l'Italia, in relazione a quanto si diceva prima, sia per gli investimenti sia anche per le riforme. Qui è difficile dire se Bruxelles è più preoccupata per i tempi di realizzazione degli investimenti o i tempi di realizzazione delle riforme, probabilmente per entrambi. In ogni caso la partita si chiude entro il 2026. Tuttavia, gli impegni per gli investimenti vanno presi entro il 2023. Senti, cosa si aspetta sinteticamente? Abbiamo un minuto e mezzo. Cosa si aspetta l'Europa da Draghi? Beh, intanto l'Europa ha tirato un lungo respiro di sollievo che dura ancora, durerà a lungo. Naturalmente la speranza è che il governo Draghi faccia cogliere al Paese, non solo a se stesso, l'occasione per sbloccare l'economia, che è bloccata a lungo. Non dimentichiamo che nell'ultimo trimestre del 2019, cioè alla fine di due anni fa, poco prima dell'inizio della pandemia, l'Italia già si trovava, era crescita negativa, quindi si tratta di recuperare 20 anni di crescita molto bassa. L'Italia dal punto di vista di Bruxelles, ma dal punto di vista, diciamo, dal punto di vista generale, è un paese sia troppo grande per fallire, e la memoria va alla crisi finanziaria del debito sovrano di 10 anni fa, sia troppo grande per crescere troppo poco. E questo è un problema non solo per l'Italia, ma è un problema per l'Europa. Per questo l'Italia è stata così, viene così aiutata. E naturalmente è stato anche un successo, ovviamente, politico-diplomatico del governo Conte, avere strappato, diciamo così, tra virgolette, 209 miliardi, tuttavia ne abbiamo avuti così tanti per due motivi. Prima, perché stavamo molto peggio degli altri, e cambiare questa narrazione è molto importante per le cose da fare successivamente. Secondo, perché soprattutto la Germania si è spostata, diciamo, lungo l'asse della maggiore condivisione dei rischi economici, politici nel continente. Questo è stato un fatto molto importante. Grazie mille Antonio Pollio Salimbeni, ci vediamo tra poco e cercheremo anche di capire se ci sono novità dal Quirinale. Faccio una premessa. C'è un enorme errore storico e linguistico, perché Salvini e Grillo vengono abitualmente definiti dei populisti. Il populismo è un movimento storico molto importante, per esempio in Russia portò alla liberazione dei servi della gleba a metà dell'Ottocento. Loro non sono dei populisti, loro sono dei demagoghi, cioè degli agitatori di piazza, i quali infiammano la piazza e ne cercano la popolarità con premesse quasi sempre infondate e poi irrealizzabili. Salvini, come Grillo,
è stato capace di comprendere che nel nostro paese c'è una vastissima fascia di persone che non sa come arrivare, non dico alla fine del mese, neanche alla fine della settimana. E avendo compreso i bisogni di questi, che sono completamente ignorati da tutta la classe politica tradizionale, fa un discorso che lusinga molto queste fasce di popolazione, che sono anche fasce di elettorato. Così 3 anni fa Paolo Isotta, scomparso ieri, partecipava ad Omnibus con un'analisi molto particolare del populismo, Luciano, di Salvini, di Grillo. Abbiamo voluto ricordarlo così, molti giornali fanno un suo ritratto, vi invitiamo a leggerlo. Allora io vorrei far vedere il cartello 1, che ci fa vedere quanto vale sui mercati l'effetto Draghi. Noi spesso lo diciamo, arriva Draghi, vedete dove c'è la freccetta, lo spread scende sotto 100, tutti siamo contenti, risparmiamo soldi. Però io chiedo a Raffaella Tenconi, economista di ADA Economics, non è che c'è forse così una sorta di euforia, di aspettativa eccessiva, quasi messianica, su quello che potrà fare Draghi, e magari a queste aspettative eccessive un domani potranno anche seguire delle scottanti delusioni, e quella curva che adesso va giù magari ce la ritroveremo su? Assolutamente. Guardi, i commenti che noi abbiamo fatto nelle ultime 2 settimane sottolineavano il rischio profondo che chi comprava asset italiani, che siano obbligazioni o azioni, rischiava di farlo al picco del mercato, non in un punto favorevole, se l'Italia non cambia traiettoria di lungo periodo. Devo dire che sono incoraggiata da vedere la squadra annunciata da Draghi, perché effettivamente mostra una certa lungimiranza, però chiaramente il rischio è tutto nell'esecuzione. E qui secondo me l'enfasi chiara deve essere che Draghi deve avere la capacità di implementare coerenza, collaborazione e sincronia di cambiamenti. Cosa vuol dire? Vi do 2 esempi, per esempio. Allora, i fondi che l'Europa porta, diciamo che sono molto ad ampio raggio e quindi possono essere spesi in tantissimi modi. Il turismo è un settore che dà fiato all'economia sia a breve termine che a lungo termine, perché è un settore che l'Italia non sfrutta quanto dovrebbe. Per supportare il turismo efficacemente bisogna fare, per esempio, investimenti di visibilità, perché adesso noi viviamo in un mondo digitale, quindi non mi serve tanto che, per esempio, la Sardegna mi rifaccia tutto un parco alberghiero se poi nessuno ci riesce ad arrivare, nessuno sa che l'abbiamo fatto. C'è bisogno di investimenti in infrastruttura fisica e immateriale. In questo mondo dobbiamo investire molto di più nel marketing, per esempio, nella conoscenza e l'implementazione di big data. Dobbiamo cambiare, per esempio, le regole della scuola, perché il turismo ha bisogno di vivere 365 giorni all'anno, non solo d'estate e intorno a Natale. Quindi sarà il caso che qualcuno si pone la domanda di permettere ai genitori di portare i bambini in vacanza tutto l'anno. Come in Francia. E quindi bisognerà toccare. Come succede in Francia. Esatto, come in Francia, quindi bisogna anche toccare le regole del lavoro, perché le persone devono poter avere le vacanze 12 mesi all'anno. Quindi secondo me la partenza è eccezionale, le condizioni direi sono ideali e molto migliori di quanto abbia visto in Italia negli ultimi 20 anni. La difficoltà è estrema e bisogna avere un minimo di realismo e onestà. Il paese sicuramente non lo si cambia da quella che una traiettoria di impoverimento di oggi ha una traiettoria briosa, ci vorranno sforzi per 10 anni costantemente prima di ritornare veramente diciamo ai tempi d'oro. Luciano. Sì, no, la domanda che volevo porre alla dottoressa Tenconi, ma anche agli altri interlocutori, tutti hanno parlato di cose
giustissime, importantissime, che sono le riforme strutturali di cui ci si dimentica, che sono ciò che aiuterebbe a risolvere problemi decennali del Paese, non solo quelli contingenti della crisi. Il tema però è cosa ci si aspetta dal governo Draghi, perché è vero che Draghi ha ben chiari problemi, cito il libro che ne dico col foglio, ma lì in tutti i discorsi di Draghi si parla dei problemi strutturali del Paese, sull'istruzione, sulla concorrenza, sulle cambiare le regole nella giustizia, contrattazione aziendale, regole del mercato del lavoro, ma è questo il mandato del governo Draghi? Ci si aspetta che faccia questo, cioè metta mano a ciò che non si è fatto bene negli ultimi 20 anni, oppure che risolva solo problemi contingenti e l'emergenza attuale, pandemia, recovery plan e piano di vaccinazione? Queste due cose, diciamo, come dire, e in che parte possono stare insieme? Diciamo, forse è vero che c'è un problema anche di composizione del governo, forze politiche variegate. Quello non mi pare tanto un problema, perché Draghi nella BCE ha mostrato che riesce a comporre anche gli assenti. Facciamo a noce la domanda. Ok, grazie. Io credo che qui ci sia il nocciolo della questione. Cioè, Draghi dovrà assolutamente combinare obiettivi di breve con obiettivi di medio-lungo. Mi spiego, senza una riforma strutturale della pubblica amministrazione, senza una riforma strutturale della giustizia civile, come anche nel breve possiamo pensare di avere la capacità di spesa che è richiesta per far fronte al piano Next Generation EU? Quindi in questo senso la capacità di Draghi si misurerà nella gestione di questo combinato disposto di misure attuative che hanno valenza di breve con misure attuative, con riforme che è necessario fare ora, perché altrimenti sarà il libro dei sogni di Draghi, ma non si attuerà nella pratica. E sono molto fiducioso, vista la statura del presidente Draghi, che avrà questo tipo di lungimiranza. Nell'Economist, nell'intervista che ho fatto, dichiaravo anche un secondo aspetto. Io non vorrei trascurare l'aspetto di onda emotiva conseguente al fatto che un governo con queste caratteristiche, che nei primi 100 giorni vara riforme di cui tutti sanno la necessità, ma da 30 anni non le attuano, potrebbe innescare nel paese, liberare quelle energie che adesso sono sopite e che sono convinto potranno riemergere. In questo senso io mi permetto di essere ottimista e chiudo con una considerazione, essendo straordinariamente d'accordo con la dottoressa Tenconi. Se noi prendiamo il tema del turismo, che ricordo ai telespettatori incide per circa il 13% con l'indotto sul PIL italiano, due sono le sfide che noi dobbiamo affrontare. La prima sfida è la sfida delle competenze del marketing, cioè noi siamo un paese che ha sotto il petrolio, cioè giacimenti culturali, naturali, straordinari, ma non è capace a raffinarlo. Perché non lo raffina? Perché non è in grado di generare visibilità sui nuovi canali digitali. E questa è la prima sfida. La seconda sfida, e chiudo, è una sfida di far lavorare insieme i singoli fattori produttivi del mondo del turismo. Tutti noi sperimentiamo come turisti, come cittadini, l'incredibile difficoltà quando andiamo a Roma, a Firenze, a Milano, di comprare biglietti nei musei. Cioè ogni museo devo comprare un biglietto. In realtà un prodotto turistico domani vive di capacità di integrazione. Integrare i fattori produttivi della distinta turistica sarà una delle sfide. Una sfida che chiama ancora una visione di sistema da un lato e dall'altro a quello che il presidente Draghi ha dichiarato ancora una volta all'uscita dal Quirinale: politiche per la coesione e per i giovani, cioè competenza. E da qui ci sono gli investimenti nella scuola a tutti i livelli. Grazie professor Noci. Prima di andare da Giovanni Marinetti, che è collegato sotto la pioggia al Quirinale, vorrei sentire da Antonio Poglio Salimbeni. La Merkel a settembre lascerà la cancelleria, per sua scelta non si ricandida. Chiunque arriverà sicuramente non avrà l'esperienza di Mario Draghi. Secondo te è possibile che Draghi possa prendere il ruolo
di ruolo trainante che aveva la Merkel fino ad adesso in Europa? Beh, in linea teorica sì, naturalmente se non avrà il paese dietro e se riuscirà a innestare quello sforzo, quel rilancio culturale, sociale, economico auspicato, anche la sua brillante capacità, la sua statura, la sua caratura internazionale non saranno sufficienti. Naturalmente però lui è, diciamo, una vecchia volpe tra virgolette del Consiglio europeo, è stimatissimo, è considerato uno dei più, le personalità più brillanti che il continente abbia a disposizione. Teniamo presente che non solo Merkel, l'era Merkel finirà a settembre, ma Sarkozy dovrà Macron dovrà affrontare le presidenziali a primo turno nell'aprile dell'anno prossimo. Quindi diciamo Draghi effettivamente resterebbe, se il suo governo durerà, ben inteso, resterebbe uno dei diciamo dei personaggi più importanti e rilevanti di scala globale, di sicura caratura europea. Che questo si tramuti in un asse preferenziale per l'Italia dipenderà dall'Italia stessa e non soltanto da Draghi, naturalmente. Grazie Antonio, velocemente andiamo in piazza del Quirinale. Giovanni, che cosa sta accadendo ai notizie? Continuano qui i preparativi, come vedi, se Matteo mi aiuta, ci sono varie truppe, ci hanno transennato davanti all'ingresso del Quirinale, quindi anche qui distanziamento e credo arriveranno tutti con la macchina, in macchina entreranno dentro il cortile del Quirinale, però anche per il protocollo Covid sarà quasi impossibile avvicinarsi ai neoministri. Grazie alle mille. 12 giuramento. Grazie mille, vi ricordo alle 11.30 lo speciale condotto da Enrico Mentana, quindi all'incirca tra due ore potremo seguire appunto in diretta il giuramento del governo Draghi. Grazie mille a Luciano Capone, collega del Foglio, che ha in edicola una raccolta degli scritti di Mario Draghi. Di Mario Draghi, perfetto. Grazie a Raffaella Tenconi, economista di Ada Economics, che si è collegata con noi. Grazie a Giuliano Noci, prorettore del Politecnico Milano. Grazie professore. Com'era Perrino come studente? Perrino era straordinario, ha ideato in un progetto con noi quello che è diventato il primo quotidiano online, che è il suo sito Affari Italiani. Siamo molto orgogliosi di lui. Bene, quindi è un figlio del Politecnico. Grazie ad Antonio Poglio Salimbeni, corrispondente da Bruxelles di Radio Core, autore del libro Grazie Doppia Partita, editore Castelvecchi, dove racconta appunto la sfida italiana in Europa. Vi ricordo, speciale di Mentana alle 11.30 ed Omnibus, se volete, ritorna domattina puntuale, abbiamo molti ospiti interessanti e parleremo ovviamente, come non farlo, del governo Draghi all'indomani del giuramento. A tutti voi, buon sabato.